Dall'America a Foggia, Martina, poi la madrina, questo Foggia Fencing 2019 che oramai è alle porte. Sì, mancano veramente pochissimi giorni e diciamo che noi siamo già super emozionati e non vediamo l'ora che cominci, che questa città si riempia di schermidori. Che tipo di occasione per la tua città? La scherma a Foggia credo che davvero dopo il calcio sia lo sport più conosciuto e con una tradizione più longeva e soprattutto con tantissime medaglie, tant'è che molti campioni che ci sono stati nel tempo e molti ragazzi della nazionale tuttora sono foggiani. E quello che penso è che questa città debba vedere che vale tanto e può ambire veramente a più di quello che è, e questo evento è un esempio del valore di questa città. Nella mia carriera ho deciso di affrontare una sfida con questa città, nel senso di rimanere qui, allenarmi qui e non volare via come molti dei miei colleghi o comunque amici hanno fatto, e cercare di risollevare per quello che posso questa città. Hai gli occhi lucidi, ti sei emozionata? Sì, io poi quando parlo di queste cose sì, mi emoziono sempre, però perché ci credo davvero, credo che veramente può dare tantissimo, e se lo dico io che giro il mondo e vedo un sacco di città e riesco a paragonare Foggia e dico ma perché siamo così, potremmo essere tantissimo, e cerco di dare quello che posso.